Ciao a tutti amici di OneFootball, ben ritrovati sul nostro canale e ciao Damiano! Ciao Dave, bentornato! Grazie mille, grazie Dem. Sono davvero contento di tornare e finalmente con qualche novità, nel senso che dopo tre mesi torna il calcio, tornano le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Oggi un'altra giornata importante anche per quanto riguarda il campionato, perché verranno prese alcune decisioni, ne parleremo dopo. Magari cominciamo con appunto con la Coppa Italia, con le due milanesi. Cominciamo con la Coppa Italia, parliamo di un po' di calcio giocato finalmente. Esatto. Dai. Inter e Milan vanno in trasferta. Partono una per Napoli, l'altra per Torino. Tutte e due un po' acciaccate, dato che il Milan comunque è senza Ibrahimovic, senza Theo Hernandez che è squalificato. Sì, il Milan ha probabilmente le due assenze più pesanti che poteva avere. È proprio da interpretare cosa potrebbe essere il Milan, viste le assenze, anche proprio a livello di modulo. Se giocheranno una punta, due punte, come? Un po' sono curioso. Che Hernandez, l'abbiamo visto, è stato veramente quello che ha tenuto il Milan a galla per tutta la stagione. Ibrahimovic è stato quello che ha dato un po' una spinta forte. Secondo me è un bel esame per Rebic. Esatto, adesso è un po' tutto sulle sue spalle. Visto che comunque con ogni probabilità Ibrahimovic l'anno prossimo non ci sarà al Milan, vediamo se Rebic, riconquistata la fiducia dopo l'inizio un po' così, potrebbe essere... Esatto. Avrà le spalle abbastanza grosse da reggere in Milan da solo eventualmente. È un bel esame di fine stagione. Io vorrei puntare gli occhi soprattutto su di lui, però chiaramente affrontare la Juve non è facile per nessuno, anche perché è una Juve che de Mirala parte sembra essere a piena forza, quindi comunque è abbastanza in salita come sfida, però può essere un test interessante. E comunque con lo stop non si può dire nulla, nel senso che cambia tutto rispetto a quando si è fermato. Sono passati tre mesi, sono cambiate tante cose, certo, dal punto di vista mentale, fisico, quindi vediamo, sono curioso. Sì. Anche per quanto riguarda l'Inter comunque, dato che sappiamo che Conte comunque li ha tenuti con un ritmo abbastanza alto. L'Inter secondo me è la squadra che aveva più da guadagnarci da questo stop, perché è arrivato in un momento in cui stava non in crisi, però... Stava arrancando un attimino. Comunque, esatto, avevano il grattacapo tattico dell'inserimento di Eriksen, e sarà interessante vedere... Ed è proprio questo il punto secondo me sul quale bisognerà concentrarsi. Sì, bisognerà vedere come... cioè, se appunto... Conte è pronto adesso, ha avuto tre mesi per ragionare ed è pronto a buttarsi, a dare piena fiducia a Eriksen. E dall'altra parte un Napoli che sembra essersi invece compattato attorno al suo allenatore, sembra essere più sicura la conferma di Gattuso, anche dalle parole di Giuntoli negli scorsi giorni. È una squadra che si è compattata decisamente. Dobbiamo purtroppo sottolineare il lutto familiare di Gattuso, a cui è morta la sorella pochi giorni fa, e a cui non possiamo che esprimere tutto l'affetto e la vicinanza possibili, ma sarà una sfida interessante anche questa. Ok, passiamo invece al prossimo argomento, dato che oggi ci sarà l'incontro del Consiglio federale che deciderà da farsi in caso di ulteriore stop del campionato. Sì, esatto, c'è una proposta sul tavolo che è quella blocco retrocessioni, scudetto non assegnato, che è la prima proposta della Lega, però la Lega non è un organo indipendente come per esempio la Premier League, e quindi il tutto deve passare altri livelli di approvazione. È una proposta che ha molte probabilità di essere rigettata, per un semplice motivo, perché blocco delle retrocessioni significa blocco delle promozioni, e blocco delle promozioni significa ricorsi su ricorsi su ricorsi, anche perché in Serie B abbiamo un Benevento che sta andando a 20 punti sopra le inseguitrici, che quindi ha una promozione che è praticamente assicurata. Bisogna pensare alle alternative. Le alternative quali sono? Appunto, abbiamo visto questo, che è lo stop, non assegnazione allo scudetto, blocco delle retrocessioni con
un'estate di scartoffie, di ricorsi da parte dei club di Serie B che non vengono promossi. Altra proposta è il famoso algoritmo, quindi fare una media bilanciata, però anche lì è una cosa che tu conosci a prescindere, tra virgolette. Oddio, in realtà se viene bloccato dopo un tot tu hai delle altre partite, quindi puoi dire questo algoritmo poi tiene conto delle altre partite, però anche lì è una soluzione un po' macchinosa che scontenterà sicuramente qualcuno. Playoff e playout sono una soluzione di rimedio che lascia un po' scontenti tutti, però d'altronde se tu non puoi giocare le partite perché hai un altro stop, la positività di qualcuno è... Posso dirti una cosa? In caso di positività, secondo me il giocatore dovrebbe essere trattato come un semplice infortunato. Cosa ne pensi? È stata la soluzione che è stata presa da altri campionati, se non sbaglio. Esatto, noi... sì. E non solo nel calcio, comunque anche in altre sport. Io sinceramente non mi pronuncio su questo, perché sono misure che sono decise poi da un comitato di esperti anche dal punto di vista medico, e su quello non ci metto il becco, ecco, non oso dire cosa è giusto o cosa no, perché ognuno prende, l'abbiamo visto anche proprio su come ci si è comportati con il virus, ogni nazione ha avuto il suo comportamento anche a seconda di qual è stata la gravità della situazione che si è trovata in casa. Noi abbiamo avuto la situazione certo. più grave. Io credo da un punto di vista che sia anche normale che si viva un pochino la giornata. Allora Damiano, se sei d'accordo passiamo alle domande dai. dei nostri ragazzi, e cominciamo con Pietro che ci chiede: Kumbulla potrebbe davvero andare alla Juventus? Non sarebbe un esubero? Allora siamo un po' entrati anche nel vivo del calcio, del calciomercato, piano piano. Il si riscatto entra. Di Icardi, l'inserimento a Juve su Kumbulla. Allora è vero che la Juventus si troverebbe un discreto numero di centrali, Chiellini, Bonucci, De Ligt, che sicuramente è stato acquistato come titolare del futuro. Kumbulla, se prendesse Kumbulla, Demiral, che è un giocatore su cui sembra che comunque la Juventus voglia puntare, e Rugani, che è sempre più un esubero. Quindi sì, potrebbe rischiare di essere nel breve periodo un esubero. La Juventus però sappiamo anche che è una squadra che cerca di pianificare. Chiellini e Bonucci non sono eterni. Chiellini potrebbe andare verso un ritiro dopo l'europeo, io mi immagino, e quindi trovarsi comunque, sai, un quartetto di difensori con De Ligt, un Bonucci a dare esperienza, Demiral e Kumbulla, chiaramente se un giocatore giovane va alla Juventus sa che dovrà far fronte alla concorrenza nel ruolo. Allora abbiamo invece Gianluca Bertin che ci fa una domanda sul calciomercato del Barcellona. Abbiamo sempre in ballo Lautaro. E dice: ma soprattutto visto che ci siamo chiesti il Barcellona può arrivare, se lo può permettere, lui dice: ma il Barcellona gli serve Lautaro? Suarez ha ancora almeno 2-3 anni ad alti livelli, Griezmann almeno 4, e non penso venderanno Griezmann vista la spesa di 120 milioni. C'è anche un po' di ragione Gianluca, insomma premetto che comunque io non sono un grande fan di questo affare. Io ti dico solo una cosa, vai. Suarez 2-3 anni sì e no, perché i problemi fisici sono tanti, quindi... Sì. Questo Suarez ad alti livelli 2-3 anni, sì, ma per quante partite l'hanno? Ok, sì, questo è un primo punto da tenere in considerazione. Poi, visto che comunque il prezzo di Lautaro, sicuramente il Barcellona se lo prende per farlo giocare. Su Griezmann, non lo so. Griezmann penso sia difficile quest'estate che vada via, esatto. Obiettivamente. Nel mercato che ci aspetta quest'estate... A meno che non salti fuori appunto uno scambio con Neymar, piuttosto che... Però credo che anche Griezmann voglia provare a far funzionare la cosa. Anche perché obiettivamente sa che Suarez, Messi hanno la loro età, e se lui riesce a convincere, il Barcellona potrebbe sempre più plasmarsi su di lui. Perché sa che è il giocatore che ha un po' più di anni da dare al progetto. Allora passiamo a Ludovico,
che ci chiede dove sono finite le voci di qualche settimana fa riguardo il possibile passaggio di Götze alla Roma. Götze ha un po' di occhi addosso, perché obiettivamente è un giocatore che si libera a parametro zero, molte squadre possono essere interessate. Il problema è che ha 28 anni e un ingaggio comunque non contenutissimo. La Roma, lo stiamo leggendo in questi giorni, ha problemi economici, quindi la Roma sta andando sempre più verso un progetto di contenimento costi, quindi un tetto degli ingaggi a 3 milioni. A me risulta che al momento l'ingaggio di Götze sia di 7. E un giocatore di 28 anni non è così disponibile ad accettare un taglio così forte di stipendio. Quindi obiettivamente lo vedo sempre più irrealistico. Si parla di un possibile accordo della Roma con Pedro, con un ingaggio di 3 milioni più bonus, Pedro del Chelsea. Il calciomercato della Roma dovrà oggettivamente passare da tutta una serie di considerazioni e tutta una serie di cessioni. Sarà importante tagliare i rami secchi, che è vero sono tanti, ma sono anche difficili a piazzare, abbiamo visto nelle scorse stagioni. Quello che vedo poco credibile è una cessione di Zaniolo, perché la Roma si vende le mutande pur di non vendere Zaniolo, secondo me. Tra l'altro è assurda la voce di calciomercato che è uscita proprio l'altro giorno, nel senso che l'Inter voglia dare Nainggolan più soldi alla Roma per riprendersi Zaniolo, quindi insomma... Troppo tardi, dovevate pensarci prima. Parliamo di Inter, diciamo prima di Eriksen. Mm-hmm. Samuele ci chiede: si parla di Inter che prova a cambiare il modulo per adattare Eriksen, cosa ne pensate? Quale modulo sarebbe il migliore per la squadra? Ok, su cambiare il modulo non ne sarei così sicuro, nel senso che probabilmente Conte proverà ad adattare Eriksen a quello che faceva ad esempio Sensi a inizio campionato. Questa potrebbe essere una probabilità, oppure trovargli comunque una posizione in mezzo al campo per la quale riuscirà a connettere bene il centrocampo con l'attacco, una cosa che è un po' mancata nell'ultimo periodo, no? Anche perché comunque nell'ultimo periodo c'era praticamente soltanto Brozovic che ci provava, tutti comunque erano sempre a tartassarlo, la semifinale di Coppa Italia è un esempio, nel senso quella contro il Napoli, erano tutti su di lui e chiaramente l'Inter faceva difficoltà a mandare la palla avanti, quindi Eriksen potrebbe dare questo sprint in più, diciamo, per trovare nuove vie verso la porta, ecco. Quindi non necessariamente un cambio modulo. È vero che Conte è sempre stato molto, molto flessibile, ha sempre trovato le soluzioni tattiche, quindi non è neanche un talebano del 3-5-2, perché abbiamo visto giocare con molti altri moduli. Credo non voglia rinunciare alla difesa a 3, quindi ai suoi esterni a tutta fascia, eccetera, anche se dovrà trovare obiettivamente i giocatori giusti. E poi appunto c'è la possibilità che Eriksen si adatti a giocare a un ruolo un po' ibrido tra la mezzala e il trequartista, come dicevi tu, come nel caso di Sensi. E obiettivamente penso che almeno fino a fine stagione vedremo quello. Se poi l'esperimento non dovesse funzionare, può essere che ci siano delle... E forse già sabato contro il Napoli cominceremo a vedere qualcosina, riusciremo a capire un po' di più riguardo a questa situazione. La prossima domanda riguarda Timo Werner. Se il Chelsea prenderà Timo Werner, sarà in grado di vincere la Champions il prossimo anno? Allora, intanto è una voce di mercato molto insistente. Timo Werner ha una clausola da 60 milioni e si dice che il Chelsea sia pronto a pagarla, si dice già questa settimana. Vediamo, sicuramente il Chelsea si sta muovendo con discreto anticipo, perché ha già affondato un colpo non indifferente con Ziyech. È uscita dal blocco di mercato con le idee abbastanza chiare, con la voglia di rifondare. Sicuramente diventa una squadra interessante dal punto di vista offensivo. Bisognerà vedere cosa succederà anche a centrocampo. Sono un po' le variabili. Forse vincere la Champions League è ancora un pochino ambizioso, ma sicuramente provare a inserirsi alle posizioni alte di Premier per poi arrivare fra qualche anno, certo, a insidiare appunto una finale di Champions League.
Ok, allora ragazzi, siamo arrivati alla fine, vi auguriamo una buona settimana, speriamo che possiate godervi il ritorno del calcio giocato questo venerdì. Damiano, noi ci salutiamo e ci vediamo domani. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ciao.